Ok, siamo qui per una ricognizione. Connor ci ha segnalato la presenza di una gran quantità di materiale in quest'area. Inoltre, ci sono detriti in superficie. Quest'immersione potrebbe rivelarsi molto fruttuosa. C'è qualcosa di grosso là sotto. Non abbiamo un'autorizzazione ufficiale per scandagliare queste acque, quindi è meglio sbrigarsi. Ti farò scendere insieme ai droni. Recupereranno tutto ciò che può essere rimosso dal fondale. I tuoi occhi mi serviranno per capire se laggiù c'è davvero qualcosa di valore. Nessuno ha mai sondato queste acque, ma ti guideremo noi. Dei sistemi? Roger, i sistemi sono operativi, Cal. Stabilisco il collegamento in 3, 2, 1. Inizia lo spettacolo. Rilevatori a schermo. Sembra tutto pronto. JJ, scendi un po'. Situazione dai video dei droni. Se c'è qualcosa, te lo segnaleranno. Prossima fermata, fondale. Ok, i rilevatori indicano un po' di movimento. Goditi il viaggio. Ricevo un segnale. Qua giù c'è decisamente qualcosa di grosso. In base alle mappe, la discesa sarà piuttosto impegnativa. Ma c'è JJ all'Arcano. È il migliore, di lui ti puoi fidare. C'è qualcosa in arrivo. I rilevatori stanno captando dei segnali. Detriti. Qua si è inabissato qualcosa di grosso. E neanche troppo tempo fa. Connor, dove diavolo mi hai mandata? Il sismometro ha appena dato segni di vita, Cal. C'è qualcosa che si muove laggiù. Il passaggio è bello stretto. Stai in guardia, occhio ai cavi e cerca di non far oscillare la gabbia. Tutto chiaro? JJ, piano con quell'argano. Stiamo rischiando parecchio, ma è la via più rapida. Purtroppo c'è qualche interferenza, mi senti? Rallentiamo un po' la discesa.
JJ, niente fretta con l'Argano. Ricevuto, capo. Sto rallentando. Secondo gli indicatori siamo quasi passati, Cal. Tra poco ci lasceremo la grotta alle spalle. JJ, riaccenderesti le luci? Molto meglio. Ma cosa? Da dove diavolo esce quello? Non è nelle mappe. Ora capisco perché Connor è stato così vago. Qual è la provenienza? Qualche idea, JJ? Negativo, capo. Non rilevo niente e non ci sono segnalazioni di affondamenti del genere in questo settore. Meglio dare un'occhiata da vicino. È sicuramente militare. Ed è qui da poco. Probabilmente presto avremo compagnia. Si è acceso il contatore Geiger, Cal. Ok, spegni quella sirena. Le cose si complicano. Il tempo stringe, ma la muta ti proteggerà almeno per un po'. Non ci credo. Un maledetto sottomarino nucleare di provenienza sconosciuta. Ottimo. Proprio quello che ci voleva. Connor vuole che facciamo il lavoro sporco. Diamoci da fare e raccogliamo più informazioni possibili sul relitto. Non andrò via a mani vuote. Il tempo limite di immersione? Il tempo è a posto, Cal. Ma il problema sono le radiazioni. Merda, il sismometro si è attivato di nuovo. Occhio ai detriti che cadono. Non abbiamo molto tempo. Scova qualcosa di interessante, al resto penseranno i droni. Sto rilevando una considerevole fonte di calore. Forse è da lì che provengono le radiazioni. Quella cassa è roba che scotta. Qualunque cosa contenga. Cristo. Era questo che cercava Connor. Facciamo attenzione col carico. Magari è qualcosa di esplosivo. Comunque ci serve tutto intero. Raddrizziamolo e vediamo di che si tratta. Scommetto che non siamo gli unici a cercarlo. Aspetta, c'è qualcosa di grosso diretto verso di te. Thank you.
cambia e vai in fretta! Insomma, come ti è sembrata la tua prima immersione? Non è stato male come inizio, eh? Accidenti! Davvero niente male come prima immersione. Cal, il radar ha appena rilevato qualcosa. Viene verso di noi. Sembra che abbiamo compagnia. Scommetto che cercano quello che abbiamo appena trovato. Connor, in che guaio mi hai cacciata?